squillante. Voce squillante, forte, speriamo chiara come la presentazione che sto per illustrare. Bene, diciamo un argomento un po' più leggero, forse anche più vivace e più colorato, perché sarà ricco di immagini e naturalmente è un po' quello che mi piace, che faccio da tantissimi anni e penso di fare abbastanza bene. Innanzitutto saluto Maurizio, lo ringrazio per questa occasione che spero che sia un primo incontro da magari ripetere con cadenza anniversaria nei prossimi anni. Poi vediamo un po', insomma, mi sembra che già adesso il riscontro è stato abbastanza interessante e partecipativo, se non altro. Riesco a comandare così? Vediamo un po'. Sì, ok, allora. Quello sono io, a Bocca Carabine. Località e meta di nottate al freddo insieme agli amici qui presenti, la maggior parte degli amici qui presenti, quindi Leonardo, Andrea, Maria per partire da dietro, Leonardo, Mauro di recente, la signora che ci ha graziato della sua presenza, insomma, quest'oggi, Edoardo e tanti altri amici ancora. Beh, io sono un astrofilo forse della vecchia guardia, anche se sono relativamente giovane, 36 anni, sposato con due bellissimi bambini che naturalmente per ovvie ragioni non ho potuto portare perché avrebbero messo a soqquadro la sala. Sono un astrofilo, sì, da quando ho 9 anni. Ho iniziato col mio primo telescopio, il classico rifrattorino 60-700 della Konus che mi regalò mio padre, e da lì la prima visione di Saturno mi sconvolse letteralmente le nottate. E da lì in poi l'obiettivo è stato sempre quello di crescere, chiaramente in termini di con conoscenze personali, competenze, ma avere degli strumenti sempre più grandi a disposizione, quindi degli occhi enormi per indagare visualmente questo meraviglioso hobby, passione, poi chiamatela come volete, ognuno chiaramente la interpreta un po' come vuole. Perché ho voluto trattare questo argomento? Perché, come dicevo, penso di poter dire qualcosa, soprattutto tornerei un attimo indietro perché forse non si è notato. Canon DSLR, che io sono un forerunner, quindi un precursore della fotografia digitale con le Canon. Ho sempre un po' non visto male il CCD, però l'ho trovato sempre un po' ostico un po' per le mie esigenze. Abito chiaramente a Roma, il cielo è estremamente inquinato e le difficoltà nel fotografare oggetti deep sky si incontrano come in tutte le grandi città, quindi è quasi evidente e necessario doversi spostare e andare alla ricerca dei cieli migliori. Uno dei migliori compromessi che conosciamo un po' tutti è il cielo di Porta Canapina, come di Campo Felice o Ponte Vetica per gli amici abruzzesi. Perché mi sono concentrato sulle Canon? Poi magari lo vedremo un po' dopo. Comunque andrei avanti, dopo che insomma mi sono brevemente presentato, poi magari ci conosceremo meglio anche a pranzo, perché generalmente ci si incontra sempre di notte, no? Allora, a volte alcune facce sono... talvolta non ci si riesce nemmeno a riconoscere. Bene, allora, fotografia, beh, là forse qualcuno si riconoscerà nella foto di destra, no? Quella l'ha fatta l'amico Franco Salvati, che oggi non vedo più in sala, però comunque dietro al Mega Dobson di Andrea, il 30 pollici di Andrea, e quello sono io un po' le prime armi, tra virgolette, con la prima digitale, sempre a Forca Canapine, dal 2002-2003. E quando ancora non utilizzavo l'autoguida e facevo ancora guida con il vecchio crocicchio, l'oculare con reticolo, che mi ha dato tante soddisfazioni ma anche tanti torcicolli e mi ha fatto prendere tanto freddo. Perché fotografia versus osservazione visuale? Io non conosco ad oggi nessun fotografo che non sia prima passato per l'osservazione visuale, cioè tutti noi che oggi più o meno facciamo fotografia abbiamo avuto un telescopio, ci abbiamo messo l'occhio dentro e a tutt'oggi abbiamo il piacere ogni tanto di riguardare Saturno, Giove, guardare quello che volete. Sono due diverse interpretazioni e modi di raccogliere chiaramente luce, fotoni. Per me, diciamo, la decisione è stata duplice. Innanzitutto è perché, oltre ai bellissimi ricordi passati con l'occhio all'oculare, volevo portarmi a casa un risultato che poi potessi personalizzare, andare a modificare, elaborare, stravolgere, migliorare. Quindi volevo un qualcosa su cui poi lavorare anche dopo, ma non tratterò chiaramente di elaborazione perché già l'ha fatto Paolo Maria, ma poi sarebbe un argomento che va fuori tema, perlomeno con la mia presentazione.
L'altro motivo, forse diciamo quello più importante, è che mi sono reso conto negli anni che anche il crescente livello strumentale non, forse non mi appagava come può farlo la fotografia. Mi spiego meglio. Oggi con un piccolo telescopietto, anche da pochi centimetri, riusciamo in, non parlo di ore, ma minuti o addirittura secondi di posa, a raggiungere la magnitudine limite di uno strumento da 30 pollici, quindi di uno strumento che è anche estremamente impegnativo da portare. Quindi, a un certo punto, l'evoluzione naturale delle cose, è normale che si inizia come astrofili visualisti, per poi passare alla fotografia, che tengo a ricordare, probabilmente la fotografia astronomica da molti è definita come la massima espressione della fotografia. Perché? Perché stiamo fotografando soggetti che probabilmente anche con strumenti enormi in visuale non sono osservabili. Qualcosa che è in movimento dovuto alla rotazione terrestre, qualcosa che richiede tempi lunghissimi di integrazione e di posa, qualcosa che è soggetta alle difficoltà anche meteo in cui ci troviamo. Condivido con voi questa passione e quanti di voi si sono presi arrabbiature durante la notte per il passaggio di veli, per il vento forte, raffiche diventano rovinano la sessione fotografica, sing scadente, cambi di messa a fuoco durante la notte, autoguida che non funziona e quant'altro. Quindi il mio obiettivo è, chiaramente parlo sempre dal punto di vista estetico, perché per me le foto hanno quel tipo di valenza, non sono un ricercatore, né avrei il tempo né forse la voglia di farlo, però mi piace cercare di fare delle belle foto. Allora ho cercato di analizzare, avendo avuto anche sia reflex digitali che CCD, cercare di capire quale per me fosse stato, diciamo, il compromesso migliore. Quindi, da una parte, per la fotografia potremmo dire che le attese sono lunghe e ci vuole comunque pazienza ed esperienza. Occorre effettuare uno stazionamento polare curato. Ricerca di cieli sempre migliori, che oggi è sempre più difficile trovare, la soddisfazione poi è rimandata, perché noi magari o dal monitor o dallo schermo vediamo un file RAW, quindi quello che sarà, insomma, la proiezione di un lavoro futuro che verrà stravolto attraverso l'elaborazione. Abbiamo necessità di alimentazione crescente via via dall'importanza del setup che ci portiamo dietro, e setup impegnativo o anche economico, poi vedremo, perché ho fatto una differenziazione anche in tal senso. Per il visuale, a parte gli strumenti di Andrea che sono ciclopici, diciamo che siamo pronti in pochi minuti, che basta aprire il cavalletto nel telescopio, far acclimatare le ottiche e siamo pronti. Abbiamo una visione in diretta, anche se poi diretta non è, ma è come se la percepissimo in diretta. Chiaramente una scarsa percezione dei colori, a parte soggetti estremamente brillanti, il sistema solare o alcune occasioni nebulose estremamente luminose. Un'immediata soddisfazione e un'alimentazione non fondamentale, perché basta mettersi con un bel cavalletto e un binocolo e possiamo godere di panorami estesi celesti da cieli incontaminati. Questa che cos'è? È l'evoluzione un po' della fotografia astronomica. Siamo passati dalle classiche pellicole e lastre fotografiche alla camera CCD, perché sì, è venuta prima la camera CCD delle reflex DSLR. Negli anni 80 c'erano i primi abbozzi, fino agli anni 80, delle prime, primordiali, forse anche un po' preistoriche camere CCD, che oggi farebbero un po' sorridere. Però, chiaramente, se non ci fossero state quelle, probabilmente oggi non parleremo di questo argomento, ma di tutt'altro. E poi, inizio degli anni 2000, si è affacciata sul mercato la reflex digitale, che, come vedremo, ha dei pro e dei contro, come in tutte le cose. Io qui ho voluto fare una distinzione fra quella che è la, secondo me naturalmente, quelli che sono gli aspetti che distinguono il CCD astronomico dedicato da una DSLR, e come pro ho messo, è facile e di veloce utilizzo, leggera e compatta, ha un basso consumo, non per forza necessita del PC, ha un prezzo naturalmente d'assalto e allettante, può essere utilizzata di giorno o di notte per fare video, ormai fanno video anche in Full HD le nuove camere, che siano Canon o Nikon, poi vedremo perché di questa differenziazione. La maggior parte di queste camere è live view, permette una messa a fuoco in diretta, che è migliorabile con una maschera di Batinov. Mettiamola davanti e riusciamo a ottenere veramente in pochi secondi un fuoco esatto. C'è un basso rumore perché il sensore CMOS rispetto al CCD presenta un rumore minore. È possibile anche raffreddarlo. Questa non te la passo, cioè, comunque cose.
non ci mostrano non raffreddato, c'è un basso rumore. Ci mostrano raffreddato, ha un basso rumore perché comunque è sono un po' delle cose che ho sentito dire, no? Perché bisognerebbe fare un confronto. Sì, bisogna, sì, no, 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 quello è che se però le misure, sì, no, questa è una tua impressione, via, diciamo. Allora, diciamo, sì, no, allora io l'ho premesso, chiaramente queste sono delle mie impressioni che però comunque trovano anche riscontro in, in pratica esperienza, esperienza sul campo. Comunque poi, tempo per le domande, anzi vi prego di interrompermi quando magari volete approfondimenti o se volete farmi delle domande magari un po' più tecniche piuttosto che, non lo so, riguardo a quello, all'argomento che sto trattando. Naturalmente i contro sono una dinamica inferiore al CCD perché ci limitiamo ai 14 bit nel caso delle reference di nuova generazione, non c'è raffreddamento senza modifiche e naturalmente sono limitate nell'utilizzo dei filtri. Adesso qui avranno altre, naturalmente, polemiche. Diciamo, i pro del CCD naturalmente sono alta dinamica 16 bit, sensore monocromatico chiaramente preferibile, un raffreddamento termostatato, possiamo decidere di quanto scendere con la temperatura, quindi fare dark anche in post sessione fotografica, narrow banding, quindi possiamo utilizzare filtri di ogni genere e tipo per poter fotografare anche in banda stretta, possiamo ottenere ottimi risultati anche sotto fili inquinati. Esempio Lampard, ad esempio l'amico di Roma Danilo Pivato che dal centro di Roma riesce a fare delle meravigliose fotografie, certo con una strumentazione di tutto rispetto, ma comunque riesce con la costanza e la perseveranza a ottenere dei risultati eccezionali. Automatizzazione totale via software, possibile come i big americani, magari da, comodamente da casa loro a New York, comandano osservatori remoti in New Mexico con strumenti che oggi insomma possiamo considerare anche di livello professionale. I contro, chiaramente un po' tutto quello che è un pro nelle reflex, quindi i costi sono, anche se tendenzialmente oggi c'è un abbattimento dei costi, ma comunque i costi di un CCD dedicato di qualità sono superiori, non parliamo delle entry level, ma chiaramente di CCD di una certa qualità. Trigromia e tempi molto lunghi di ripresa, quante volte vi sarà capitato di iniziare una sessione astronomica e non averla terminata magari per problemi meteo, passaggi in meridiano dei soggetti, piuttosto che per altri problemi. Rumore elevato. E qui mi ricollego. Rumore elevato. La parte delle cose a favore, ottimi risultati anche sotto fili inquinati, sì, è legato al rumore. Cioè se tu mi dici che sono ottimi come cosa a favore delle CCD è perché hanno un rumore inferiore, capito? Questo lo lascerei pregiudicare perché è da discutere. Ma questo però, sì, io se no, no, forse perché c'è un segnale rumore maggiore nel CCD. Ma quello segnale rumore è senza dubbio superiore, però quando vedo ottimi risultati anche da cieli inquinati è perché chiaramente l'utilizzo dei filtri su un sensore monocromatico aiuta molto, come ad esempio la calpa. Mettere una calpa su una reflex è un po' un compromesso perché la matrice di Bayer chiaramente fa passare un po' di tutto. Comunque poi magari questo ne potremo parlare anche successivamente, ora non vorrei magari sì, soffermarmi troppo su magari su piccolezze, però dettagli che per me sono dettagli, ma una volta visti i dati di alcune CCD o comunque confrontandomi anche con Antonio, che su questo è Antonio Porcina, che naturalmente è estremamente tecnico ed esperto, mi ha confermato che molto spesso i sensori CCD presentano un alto rumore. Scusate, mi avvicino questo, se no ogni volta metto il capoccione davanti. Dipende, quello che ci dipende. Allora, entrando un po' più nel vivo della trattazione, vorrei sottoporre alla vostra attenzione il perché nella comunità astronomica si utilizzano principalmente le Canon. Molto probabilmente molti di voi per la fotografia diurna utilizzeranno le Nikon, camere Nikon, e si saranno resi conto che di fatto il corpo Nikon è più performante di un corpo Canon, perché è meglio costruito, è ben fatto, utilizza tra l'altro anche Nikon da sensori CCD che faceva il passato al CMOS. Comunque, questa è giusto una considerazione inserita lì. Perché Canon in favore di Nikon? Perché dal frame delle Nikon è un valore errato, cioè non esiste un file RAW vero che produca la Nikon. Il file proprietario di Nikon, il NEF, non è di fatto un vero e proprio file RAW.
Quindi vuol dire che non sono genuini perché appunto i file di RAW Nikon non sono genuini perché sono già modificati dal software interno alla camera. Nikon non possiede dei veri file RAW, quindi non è possibile in fase naturalmente di elaborazione un'accurata calibrazione delle immagini e i dark frame rappresentano un'informazione errata. Oltretutto aggiungerei che da sempre il mercato degli accessori, delle modifiche e quant'altro noi utilizziamo naturalmente nel nostro hobby, nella nostra passione, è legato ad accessori aftermarket per Canon. Non ho mai visto una Nikon modificata perché proprio le ditte specializzate non producono i filtrini per la modifica del sensore Nikon. Questa è stata la mia scelta. Dopo aver provato le 300D, le 350D, le 20D, le 30D, la 20DA, la mitica 20DA che forse qualcuno di voi qui in sala avrà anche avuto, mi sono comprato una bella Canon raffreddata. Una 40D della Central DS, ditta coreana specializzata in modifiche, quindi in raffreddamento sensore attraverso un dito freddo, quindi non quei cool box enormi che magari sembrano dei frigoriferi attaccati alla macchina fotografica e talvolta sbilanciano il telescopio, è difficile l'accesso alla camera, sostituzione accessori, batterie, cavi e quant'altro. Perché ho scelto la 40D? Un po' perché al momento era al top di gamma, poi però, diciamo, oggi come oggi, a distanza di 4 anni, probabilmente ripercorrerei la stessa strada. Un po' perché è una camera intuitiva e compatta, è ben costruita e tropicalizzata, quindi sente poco l'umidità, ha una IBU come oggi tutte le Canon, ma naturalmente aiuta moltissimo nel procedimento di messa a fuoco. Ha un raffreddamento del sensore uniforme, perché nonostante il dito freddo raffreddi principalmente da un lato il sensore, comunque il raffreddamento è piuttosto uniforme, anche verificato attraverso le statistiche di un software come IFIS, possiamo verificarlo. Ha un delta termico di 20 gradi rispetto alla temperatura esterna, quindi è anche abbastanza costante, devo dire. Chiaramente questi 20 gradi scendono quando fuori fa molto freddo, perché la cella di Peltier non è che di fatto raffredda il sensore, però aspira aria e comunque tende ad abbassare globalmente la temperatura del sensore. In interni è un valore assolutamente plausibile. Ha una doppia cella di Peltier che lavora molto bene, pixel di dimensioni ideali, perché circa 6 micron di pixel vuol dire basso rumore ed alto segnale, piuttosto che le nuove camere che magari dove c'è oggi magari la corsa al megapixel, che di fatto poi così tanto non serve, perché tra un pixel e l'altro c'è sempre un po' di spazio vuoto e quello spazio si perde in termini di segnale a favore chiaramente del rumore. È una camera che ha basso rumore, confrontata anche con altri modelli. Non ha il dark river, che è quello spiacevole effetto e bacchetta nera che spesso viene fuori con altri modelli di camere, forse ve lo ricorderete sulla 20D, come se fosse una specie di vignettatura dovuta all'otturatore del ribaltamento dello specchietto. Ha un ampio sensore, un po' come tutti i sensori APS-C, e ha una corrente di buio del tutto trascurabile. Questa è una configurazione diretta di quello che è un dark frame tra la camera raffreddata e non raffreddata. 400 ISO, 450 secondi di posa, naturalmente a 400 ISO il sensore comincia a manifestare qualche imperfezione. Raffreddando il sensore naturalmente non abbiamo più di queste imperfezioni. A 1600 ISO naturalmente il valore è estremamente amplificato, quindi il sensore non raffreddato rappresenta un caos totale dovuto appunto ai pixel colorati e naturalmente agli hot pixel o chiaramente pixel proprio del pixel, i pixel morti della camera stessa. Raffreddando il sensore abbiamo un risultato che in teoria, visto così, potrebbe far dire che li faccia fai dark, poi di fatto comunque vedremo che servono ugualmente. Questa è proprio una foto che rende forse meglio l'idea di un semplice dark. 1600 ISO in interni, 15 minuti di posa, temperatura di 20 gradi, ambiente domestico. La mia camera, fotografando una bilancia con a sinistra chiaramente l'immagine senza raffreddamento e a destra accendendo il raffreddamento. Come vedete a destra sono perfettamente leggibili i numeri, la qualità migliora nettamente e questo fa presagire che poi anche su campo il raffreddamento darà naturalmente
dei risultati aspettati. Il setup astronomico. Una volta analizzato il perché della mia scelta, quindi perché utilizzo la Canon in luogo di altre possibilità che offre il mercato, vediamo il setup astronomico. Per setup astronomico io alla fine identifico e praticamente definisco un po' tutto, cioè dall'ottica, la montatura, i cavi, il software, il PC, l'alimentazione, cavi, batterie, prolunghe, un po' tutto quello che ci serve e che spesso dimentichiamo, perché quante volte ti sarà capitato di arrivare lì e dire no, ho scontato lo scatto remoto piuttosto che la prolunga o questa cosa qui. Meno male che ci si trova sempre una comunità di persone estremamente affiatate, e quello che manca uno spesso manca all'altro. Però immaginate di essere in una sessione solitaria, una sera sono partito da Roma perché volevo fotografare la testa di strega, sono andato in cima a Terminillo a 1900 metri al rifugio Sebastiani, mi sono reso conto che avevo cambiato il cavo dell'autoguida per prenderne uno più lungo perché non mi ero portato il tavolino, quindi sarebbe stata troppo lontana, diciamo, dalla valigetta al computer alla camera di guida. Ho preso un cavo un po' più lungo e non era un cavo apparentemente identico, non era compatibile con il cavo standard della camera di guida. Quindi mi sono trovato in enorme difficoltà e mi sono consolato stazionando bene la montatura e facendo molte pose da 3 minuti non inseguite per portare a casa qualcosa piuttosto che aver fatto 180 km così e prendere solo freddo e delusione. Esistono vari tipi di intento in un setup astronomico. Ci sono setup ultralight ideali per fare dei viaggi, quindi andare all'estero alla ricerca dei cieli migliori, ma non per forza per quello, anche per un viaggio di piacere, portare nella valigetta la nostra macchina fotografica, che ad esempio soltanto un piccolo treppiede fotografico. Abbiamo dei setup leggeri, di medie e grandi dimensioni, e monster setup, dove intendo naturalmente qualcosa di livello professionale che ha necessità di stare in postazione fissa e che difficilmente può essere trasportato. Uno di questi che conosco che trasporta è l'amico Gianni Benintende, che fino a qualche tempo fa si muoveva con 200-300 kg di roba, però adesso anche lui comincia a risentire un po' delle uscite e delle difficoltà connesse naturalmente a spostarsi con un genere di strumentazione simile. Il setup ultralight, due generi, cavalletto e macchina fotografica, piccolo astroinseguitore. Uno ci permette di fare delle meravigliose foto terrestri in notturna, time lapse, rotazioni della polare, panorami notturni e fotografia naturalmente di fenomeni naturali. La macchina fotografica sull'astroinseguitore invece ci permette di fare foto a larghissimo campo inseguite, naturalmente rispettando compatibilmente con lo stazionamento che abbiamo fatto i tempi necessari per non avere un mosso sulle stelle. Foto della Via Lattea, magari anche mosaici, e foto di costellazioni. E vediamo un po' di esempi. Queste sono fotografie che si possono realizzare soltanto con la Canon su un cavalletto. Chiaramente foto, quelle che vedrete sono tutte foto realizzate da me in questi anni. Quindi fenomeni naturali, ad esempio dei fulmini. Una foto in notturna di me all'opera. Una rotazione in cima alla chiesetta di Porca Canapine. Che ha portato via naturalmente un tot ore di posa, ma comunque insomma ha dato poi alla fine la sua soddisfazione. E un panorama che poi alla fine ho scelto come sfondo di tutte le slide, del vettore, la Via Lattea e la stradina che porta, diciamo, al nostro rifugio, il colle Recese. Questi invece sono degli esempi che possiamo ottenere ad esempio con l'astroinseguitore. Quindi foto di costellazioni, foto a grande campo di porzioni di costellazioni, magari comunque allungando e aumentando leggermente la focale dell'obiettivo utilizzato, rimanendo sempre nell'ordine entro i 200 mm perché poi chiaramente le pose sarebbero per ovvie ragioni troppo troppo brevi. E questo qui che è un mosaico della Via Lattea che ho fatto insieme all'amico Stefano Palmieri, ottenuto appunto attraverso la reflex sull'astro inseguitore. Parlando di setup light, ho voluto appunto inserire proprio quello dell'amico Stefano, che con 15-20 kg di peso si porta dietro una montatura oggi disponibile un po' ai più, molto leggera e commerciale, l'HQ5 della Skywatcher, che lavora, devo dire, in modo egregio, un telescopietto guida appunto estremamente economico, la sua Canon raffreddata e un obiettivo, come in questo caso il Telit, un obiettivo da 180 mm che gli ha sempre permesso di ottenere dei risultati meravigliosi.
Quindi il setup light naturalmente prevede una montatura leggera con ottiche di corta focale, diciamo dai 50 ai 500 mm di focale, autoguida e PC chiaramente cominciano ad essere necessari anche per le lunghe esposizioni e anche per le medio-brevi esposizioni, occorre un telescopio guida e possiamo, diciamo, vantare un utilizzo a 360 gradi di questo genere di strumentazione dai grandi campi a soggetti estesi. E qui abbiamo degli altri esempi, sempre da me realizzati, con setup analoghi. Quindi una galassia di Andromeda ripresa a 260 mm di focali, un gran campo nel Cigno, quindi con Nord America e Pellicano, e una zona molto bella intorno a Gamma Cassiopea, dove abbiamo le nebulose IC63, IC59, i fantasmini, e poi Sadr, con tutta la Butterfly Nebula e tutta la zona appunto intorno a Gamma Cigno. Per quanto riguarda strumentazioni da medie a grandi dimensioni, poi chiaramente non ho inserito i setup più grandi perché di fatto non avrebbe senso, perché forse non ci interessano più di tanto, perché sono possibili appunto lavori a livello professionale di quel genere. Setup da medie a grandi dimensioni, sempre due strumenti che mi hanno particolarmente lasciato il segno e colpito. A sinistra ce l'avevo da prima che mi sposassi, poi ho dovuto ristrutturare casa e purtroppo è stato immolato per ristrutturare metà appartamento. Questa è una foto recente, quella di destra, dove c'è un cassa di 260 mm che, come vedrete, sempre in comunione con la reflex permette dei risultati di tutto rispetto, nonostante venga montato su una piuttosto economica montatura, perché conosciamo tutti oggi le potenzialità delle Q6. È chiaro che è una montatura abbastanza economica, ma voglio dire, dall'alto valore, rapporto prestazioni-prezzo molto 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 elevato. Chiaramente cosa succede con un setup già, parlando di 70-80 kg da portarci dietro? Pesi, costi ed impegno assicurato, focali medio-lunghe, necessita di una montatura di qualità e che abbia un errore periodico piuttosto basso, autoguida ben calibrata e settata, chiaramente abbiamo una sensibilità al zinc, molto, molto maggiore, e alle folate di vento. Siamo più soggetti anche a cambi di messa a fuoco durante la notte. Non so se vi è mai capitato di addormentarvi durante l'inizio della sessione fotografica per poi notare... Mai? Leggo un tono di ironia e di ironia. Beh, succede spesso che il fuoco cambia, un po' perché varia la temperatura, un po' perché comunque... ottiche e metalli si adattano naturalmente via via con il variare della temperatura. Abbiamo uno sforzo anche fisico del trasporto, tant'è che in alcuni ci rinunciano, tant'è che oggi i parecchi rinunciano oggigiorno, e naturalmente va da sé che è un qualcosa che non è da, tipo l'amico mio l'ha calzato la mano, che sarà 3-4 mesi che non se ne vede più, arriva solo con gli oculari, arriva così con gli oculari in mano, dice tu sta il telescopio, così li metto dentro. Sono strumenti che non sono adatti ai viaggi naturalmente. Abbiamo un utilizzo per quanto riguarda i soggetti fotografabili più selettivo nel range di focale in cui stiamo parlando. Possiamo fotografare galassie nebulose estese o di medie dimensioni, possiamo fare RS, quindi alta risoluzione del sistema solare, fotografare con successo nebulose planetarie, ammassi aperti e globulari. E qui un po' di altri esempi di quello che può offrire un setup di medio-alto livello, naturalmente con focali medio-lunghe. Un insieme, diciamo, di un collage di immagini da me realizzate negli ultimi anni, riprese tra focali, con focali comprese tra il metro e i 3 metri di focale. Domande, curiosità? Quella no. Riprendete? No, quella. Questa no, a onore del vero no, non ho messo il credit sotto, ma non l'ho fatta io. Quella non l'ho fatta io perché non mi trovavo a Bali, mi sembra che fosse quella di Bali degli anni 80. Come possiamo, diciamo, definire alla fine la scelta di quello che per noi è meglio, cioè il setup vincente? Come lo possiamo andare a scegliere?
Quindi, parto da questi presupposti, definirei innanzitutto quali devono essere i target di ripresa, perché magari chi ha le prime armi vorrebbe fare un po' di tutto, no? Ha la smania di riprendere le galassie, ha la smania di fare i pianeti, ha la smania di fare fotografie a grande campo, e potrebbe essere uno dei più grandi errori. Quindi secondo me un consiglio da dare è quello di definire inizialmente quelli che devono essere i target di ripresa, ma chiaramente con difficoltà crescenti, aiuta a indirizzarsi verso lo strumento e la focale giusta da acquistare. Una corta focale è sinonimo di poco impegno e risultati garantiti. Media focale, difficoltà crescente, necessita comunque di grande esperienza. Lunghe e lunghissime focali, massimo impegno, nessun errore concesso. Poi, queste forse sono domande che vi sarete poste anche voi. Come lo voglio? Leggero e impegnativo? Costo in relazione alla resa che mi aspetto? Specchi o lenti? Voglio fare dei viaggi all'estero, quindi voglio qualcosa da portarmi anche dietro? Aspettative vengono meno? Prime delusioni, delusioni continuative, scoraggiamento, basta mollo, vendo tutto, troppe volte l'ho detto, infatti negli ultimi 10-15 anni penso di aver cambiato 400 strumenti, e non dico un numero a caso, costi vivi delle uscite, mettiamoci anche quelli, vero Le? L'amico è rovina per l'uscita astronomica. Diciamo che sono tutte considerazioni naturalmente che ognuno di voi avrà fatto. L'accordo della moglie. La variabile accordo plase della moglie. Ma io non ce l'ho messo perché devo dire che la mia signora è estremamente condiscendente e cerca di venire incontro in quei, e vorrei che tutti lo sentiste per poterglielo ripetere un giorno in cui la doveste incontrare. Forse si fa uscire proprio per dire vai, vai. No. Ma quella potrebbe essere un sì, però deve trovare chi se la prende con due figli a seguito. Quindi insomma, magari non è nemmeno così. Non è nemmeno così facile. Comunque a parte di casa è trovata un'altra soluzione. Prego tutti quanti, quando sì. Devo uscire a seconda di quando uscire, sono 15 quando non esce, quindi anziché scegliere le scale scegliere le scale. Vediamo adesso un po' quali sono perlomeno i miei preparativi, che spero siano per voi magari uno spunto, un suggerimento, un consiglio da prendere un po' come sì, diciamo come un vademecum. Sono cose che io faccio sempre perché non voglio mai. Cioè, negli anni ho fatto degli errori, se sono qui a poter mostrare delle foto comunque che reputo di un certo interesse è perché sono passato attraverso degli errori. Quali sono questi errori? Non farmi una checklist di tutto il necessario da portare. Quante volte ho detto sì, vabbè, c'ho tutto in quella valigetta, poi alla fine di fatto mancava il cavo, il filtro, il telecomando della Canon, le batterie di riserva, la torcetta da testa. Allora, oggi, nonostante abbia una certa esperienza, non mi va, se arrivo sul posto, di andarmene nel punto vendita più vicino magari per acquistare batterie, piuttosto che tornare a Roma se dimentico qualcosa di importante, mi faccio una checklist di tutto il necessario da portare e chiaramente di volta in volta vado a spuntare se l'ho messo in borsa o in valigia. Mi faccio una obiezione. Obiezione. Vai. I rubi agli altri altrove. Questa non è un'obiezione, dopo la definiscono un'altra volta a pranzo, va? Mi faccio un programma accurato degli oggetti da riprendere, tenendo naturalmente conto dei passaggi in meridiano e della durata della notte astronomica, perché non voglio iniziare un soggetto per rendermi conto che albeggia a distanza di un'ora fare 5 pose e poi magari lasciare quelle 5 pose nel cassetto. Preferisco sempre soggetti sopra i 40 gradi, che do come consiglio a tutti, perché purtroppo abbiamo dei cieli talmente inclinati anche nelle migliori località che scendere non vale più di tanto la pena, a meno che non siamo costretti. La foto della NGC 253 l'ho fatta perché era un soggetto che mi ero diciamo, messo in testa di fare già da tantissimo tempo. Devo dire che comunque, insomma, con delle tecniche comunque però di elaborazione, perché dai file grezzi si vedeva ben poco, sono riuscito a tirar fuori un risultato decente. Avere un piano di riserva in caso di imprevisti meteo. Cosa faccio io? Ho sempre 2-3 strumenti al mio seguito. Focale lunga se voglio fare qualcosa di impegnativo, però non disdegno di portarmi dietro sempre focali corte, che siano teleobiettivi o strumenti di corta focale, rifrattori proprio. Perché se dovesse esserci forte vento, vado lì e mi giro i pollici. Perché sapete bene che a meno che non abbiamo una cupola, comunque siamo riparati, non riusciamo a fotografare in quelle condizioni. Quindi focale corta di riserva, sempre dietro per portare a casa pose utili in condizioni meteo, di cielo estremamente avverse.
evitare soggetti fuori portata dalla strumentazione o dalla qualità del cielo, quindi non fare esperimenti, rendersi conto di quelli che sono i limiti dei nostri strumenti e soprattutto anche della qualità del cielo. Non metterò mai a riprendermi, non proverò mai a riprendere da Roma la Simeis 147, ma lo farò dedicandogli due notti da un cielo con un SQM almeno di 21, quindi una brillanza, una scurezza del cielo di un certo valore positivo naturalmente. Monitorare, se possibile, con un SQM, quindi un apparecchietto che ci dà i valori di quanto è scuro il cielo in quella zona, i valori appunto di brillanza del cielo nella zona da fotografare, appuntare ogni volta i valori registrati serve a capire un po' come evolve, diciamo, anche l'inquinamento luminoso nei nostri cieli e un po' ad avere sempre un ricordo, cioè un riferimento di come abbiamo fotografato magari un soggetto 2-3 anni prima e di come possiamo riprenderlo, in che condizioni siamo in quella data circostanza. Altra cosa e altro sbaglio che si fa è fare star-hopping spesso sui soggetti da fotografare. Lo star-hopping è tanto bello farlo in visuale, ma non conviene farlo in fotografia. Cioè dedicare 2 o 3 soggetti massimo a notte quando le notti sono lunghe, d'estate concentrarsi su un soggetto soltanto, quando la notte è breve. Questo perché una bassa integrazione può portare a dei risultati naturalmente non all'altezza delle aspettative. Quindi evitare di riprendere troppi soggetti a notte. Quindi quelle 5 pose magari al soggetto luminoso, quelle altre 8 di qua, quelle 5 di lì, avremo tanto materiale, ma di fatto scarsa qualità globale. Ho riassunto un po' quelle che sono per me le regole principali dell'imaging, quindi riprendere più pose possibili dello stesso soggetto. Fare dark frame, questa è una cosa che forse in pochi magari... non so se condividono, però ho trovato che è estremamente funzionale anche in seguito all'elaborazione. Io cerco in pratica di non perdere tempo. Quando arrivo e vedo che la temperatura è abbastanza vicina a quella che sarà poi durante la notte, durante il montaggio, le fasi di preparativi, se è già notte, inizio a fare dark frame. Cioè prendo i dark che poi mi serviranno per avere un numero di dark sufficiente per pulire il più possibile le mie immagini. Quindi rifaccio, inizio serata. Durante i preparativi riprendo dark a metà sessione, quando magari cambio soggetto, ricalibro l'autoguida o faccio delle altre modifiche, magari aggiungo riduttori di focali, inserisco schienatori nello strumento con cui sto riprendendo, e poi chiaramente rifaccio a fine serata. Non fare dark di giorno o in caso di forti luci, perché i tappi della Canon o comunque di tutte le reflex digitali non fanno passare ugualmente delle fortissime componenti di luce. Quindi di giorno è altamente sconsigliato, non solo, la luce può passare anche dal mirino posteriore. Esatto. Addirittura si consiglia di tapparlo il mirino posteriore con l'accessorio che danno in dotazione, per evitare che ad esempio anche il monitor del computer a lungo andare, con la camera magari rivolta verso lo zenith, quindi nel caso del rifrattore in basso, possa prendere la luce del computer. Utilizzare gli ISO più alti compatibilmente con il rumore della nostra reflex e la temperatura esterna. Io cerco di scattare sempre con una costante di 1600 ISO. Può essere una cosa condivisibile come no, ma ho visto che poi alla fine 800 ISO ho più rumore che altro. Dithering consigliato se possibile, quindi dare quello spostamento di alcuni pixel da un'immagine all'altra per poi in fase di elaborazione andare a ripulire tutta l'immagine e togliere quelli che non sono componenti che ci interessano dell'immagine, ma magari sono artefatti, quindi raggi cosmici piuttosto che hot pixel, passaggi di aerei, satelliti e quant'altro. Allungare il tempo di esposizione della posa singola il più possibile, idealmente tendendo quasi alla saturazione del cielo. Poi chiaramente si ricorregge tutto in fase di elaborazione. Se ne guadagna in fattore rapporto segnale-rumore. Utilizzare telescopi ed obiettivi molto aperti, più informazione in una frazione di tempo e meno rumore, più segnale e meno errori chiaramente anche nella guida. Cioè, utilizzare uno strumento aperto F10 in luogo di uno F4 vuol dire dover passare 4 notti rispetto a quello che si potrebbe fare in un'ora, un'ora e mezza con uno strumento aperto come ad esempio un F4. Scartare soggetti troppo deboli, un po' quello che dicevo prima, quando il cielo non è di qualità o comunque inferiore a un valore che, diciamo, noi fotografi prendiamo un po' come standard, che è
un SQM pari a 21, quindi una magnitudine per arco secondo quadrato equivalente a 21. Poi ho fatto anche un esempio di quello che cosa vogliono dire questi numeri. Numero delle pose, che cosa cambia? Più pose riducono naturalmente il rumore. Allungare il tempo di esposizione stabilizza il rumore ed incrementa il segnale, quindi fare tante pose più lunghe possibili. Fare tante pose brevi non paga, è preferibile a parità di integrazione globale allungare il più possibile il singolo scatto a scapito della quantità, non della qualità. Quindi è preferibile fare pose lunghe, ma farne di meno, piuttosto che tante frazioni di pose, magari molto brevi, perché lì avremo una componente di rumore che anche in fase di elaborazione difficilmente riusciremo a togliere. Il mix vincente è frutto appunto dell'esperienza personale che, per quanto mi riguarda, riassumo in questo: qualità del cielo, numero e durata delle pose, rapporto focale dello strumento, appunto degli strumenti che stiamo utilizzando, temperatura esterna, quantità di dark raccolti e tempi di integrazione totali. Questo è un esempio di una nebulosa estremamente debole, che non so in quanti di voi conoscono. Questa è la Little Eagle LDN777, che si trova nei pressi delle Pleiadi. Si trova tra le Pleiadi, quindi nel Toro, e Barnard 7, che è una nebulosa oscura, praticamente si trova a metà strada. Barnard 7 è una zona nebulare di polveri, molto molto bella e interessante, che si trova sempre appunto nella costellazione del Toro e richiede tempi molto molto lunghi di esposizione. Questa è un'immagine ripresa appunto da ho inserito appunto il credito dell'immagine a Ivan Neder, che non so quanti di voi conoscono. Qualcuno lo conosce? Tappeggiarmi. È un amico ungherese con cui sono in continuo contatto su Facebook, e anche lui è una persona che stimo tantissimo, un giovane ma estremamente bravo sia nell'elaborazione che nell'acquisizione, a cui un po' mi sono ispirato, che mi ha dato moltissimi spunti proprio di attività anche sul campo. Questa è una foto che ha realizzato lui, anche perché ha dei cieli molto molto belli in Ungheria. Lui fotografa dal Monte Matra con uno strumento estremamente aperto, anche con strumenti meno aperti, perché ha dagli apocromatici a Newton 300 F4. E questo è quello che lui ha realizzato, stracciando leggermente l'immagine, con il suo Newton 300 F4, di questa nebulosa estremamente debole, che mi prefiggo di fotografare quest'inverno sulla Forca Canapine. Questa è una singola posa da 5 minuti, con un Newton 300 F4 e con la sua 5T modificata. Questo invece è quello che succede aumentando il numero delle pose a 10. Quindi la posa di prima è singola. Queste sono 10 immagini, stessa durata, mediate naturalmente attraverso software, e rende già l'idea di quanto scende il rumore in favore del segnale. Farei un passino indietro per far rivedere se ci va, eccolo qua. Ok, quindi la differenza è netta, è veramente importante. Poi lui cosa ha fatto? Diciamo che è un fotografo che ha la possibilità di avere anche una postazione fissa, quindi per lui fare anche 10 ore di integrazione è assolutamente nella norma. Per noi che ci muoviamo, ci spostiamo, incontriamo gli inconvenienti e abbiamo voglia anche di produrre e di fare, è impossibile. Sarebbe impossibile fare 100 esposizioni, perché chiaramente non sarebbe sufficiente il tempo. Toccherebbe stare un mese soltanto sul soggetto, tenendo conto anche degli imprevisti che abbiamo purtroppo sui nostri flagellati dal meteo Appennini. Quindi lui ha fatto che cosa? Regolarmente scatta anche 100 immagini sullo stesso soggetto. E questo è quello che succede alla stessa immagine attraverso 100 pose. Si ha un risultato, diciamo, quasi perfetto, che pian piano raggiunge sì. Fagli un po' vedere in sequenza tutto il tempo. Sì, raggiunge quasi livelli di perfezione. Però è anche vero una cosa: è vero che c'è molto guadagno in termini di qualità dell'immagine. Però è anche vero che forse non conviene da 10 passare a 100. Io ecco perché cerco sempre un compromesso, cerco di fare più pose possibili dello stesso soggetto durante la notte, però mi limito a quelle 20-30, perché poi ho visto che sì, il risultato migliora, ma migliora di poco con uno sforzo quadruplo. E lo sforzo quadruplo non voglio dire che sia fatto nella stessa notte o nella notte successiva, è probabile che poi bisogni rimandare al mese successivo o il mese successivo ancora, riprendere sempre quel tipo di soggetto.
ve le rifaccio vedere in sequenza perché aiuta. Ok, questa è l'immagine singola, un Newton 300 molto luminoso di un soggetto estremamente difficile da riprendere. 10 pose, 100 pose. Quindi c'è l'incremento maggiore, ce l'hai sulle prime 10-20 pose. Esatto, esatto. La pellicola anni fa, purtroppo, quelli che la utilizzavano, cioè purtroppo, anch'io, ma con scarsi risultati, il cosiddetto difetto di reciprocità. Quindi nei primi minuti, all'inizio, si otteneva il massimo e poi praticamente non c'era più quel guadagno che giustificava l'aumentare dell'esposizione. Oggi sia Reflex che CCD permettono di catturare a pioggia il segnale. È come se mettessimo un secchio sotto all'aperto durante un temporale, più lo teniamo fuori e più il secchio si riempie, perché naturalmente acquisiamo più informazioni. E questo quindi è quello che succede passando tra la posa singola. L'avete mai vista queste foto? No. Esempi così immediati. E questo è quello che succede. Tra i 10 e 100 c'è una bella differenza. C'è grande differenza, però è vero che c'è anche... Sarebbe stato meglio, per esempio, il 21 classico. Sì, è anche vero che passiamo 10, 21, dai 50 100. Minuti alle 10 ore di posa. Cioè, 10 ore di posa per noi che viviamo l'attività sul campo sono, non dico impossibili da raccogliere, ma sono estremamente difficili da raccogliere. Due sere minimo. Perché rimontare il giorno dopo, comunque il mese dopo, vuol dire comunque non fare la stessa inquadratura, vuol dire dover andare a tagliare i bordi, perché comunque anche la rotazione di come abbiamo impostato la fotocamera è molto difficile. Questo invece è quello che succede alla qualità del cielo. La qualità del cielo è un elemento imprescindibile per ottenere una valida acquisizione, quantomeno con sensori a colori. Foto singola con un SQM pari a 20, che non è quello di Roma, ma diciamo un cielo rurale, perché quello di Roma oggi sta intorno ai 16,5-17, praticamente cioè posso tranquillamente in qualsiasi posto, anche buio, leggere un giornale. Io sono cieco, ragazzi, se mi levo gli occhiali non mi riconosco. Se mi levo gli occhiali leggo perfettamente un giornale a Roma, e chi ci vive o chi c'è stato lo sa. Quindi a fatica si riescono a vedere le principali costellazioni luminose, non chiaramente quelle deboli, che oggi forse facciamo fatica e stento a riconoscere anche in montagna. Questo è un frame che rappresenta una differenza importante. Poi, tra l'altro, la foto sotto è fatta addirittura a 1600 ISO, quella sopra 800 ISO. Quindi vuol dire che, naturalmente, fatta a 1600 ISO questa di sopra o la parte di sotto, a 800 ISO sarebbe stata molto più scura o molto più chiara, perché avrebbe naturalmente raccolto molto più informazioni. Questa appunto è una differenza che dovrebbe far riflettere naturalmente su come purtroppo stiamo riducendo i nostri cieli. Vecchie e nuove DSLR, proprio brevi cenni su quella che è stata l'evoluzione in questi anni. Dalla gloriosa, che forse in tanti ancora avranno, 350D, ad esempio ha uno dei top di gamma che oggi è molto sovente utilizzata per astronomia, lo 5D Mark II. Ho inserito anche questa foto sotto e poi capirete perché quando la posterò a tutto schermo. Dinamica e rumore a favore della Canon misura di 1 a 2, cioè della 5D in misura 1 a 2. Cioè, in 10 anni o circa, le nuove tecnologie hanno permesso, i nuovi sensori e i nuovi processori soprattutto, hanno permesso, software a parte, di ottenere un guadagno importante, cioè di circa un fattore 1 a 2. Quindi le nuove Canon sono più performanti delle vecchie in una misura quantificabile appunto con questo valore. Le regole dell'apertura, sempre per ricondurmi al discorso Reflex, un ottimo telescopio, un apocromatico da 130 mm, un 5 pollici, e un Newton 12F4, che risultati produce all'atto pratico? Il divario di apertura e naturalmente di rapporto focale, quindi un F6 contro un F4, produce un guadagno sia nei tempi di acquisizione che nella qualità globale dell'immagine del rapporto 1 a 4. Come al quadrato? Sì. Naturalmente non vado a
ad analizzare quelle che sono le difficoltà nell'utilizzo dei due strumenti. Ognuno le può immaginare, la messa a fuoco, la trasportabilità, il zing che può risentire un 12 pollici rispetto a un 5 pollici, sono tutte cose da tener conto. Diciamo in condizioni ideali succede questo. Cosa succede? Che utilizzando una 350D su un APO da 130 mm piuttosto che una 5D su un Newton F4 da 12 pollici abbiamo un guadagno in termini di tempo e raccolta segnale e informazione di ben 1/8, quindi in una frazione del tempo riusciamo a ottenere lo stesso risultato. E questa galassia, che appartiene al Markarian Chain, rappresenta appunto proprio quello che vi sto dicendo. A sinistra ripresa con la 350D su un APO 130 mm, a destra con una 5D e un Newton da 12 pollici. Sempre parliamo di scatto singolo, quindi non è più l'immagine di prima dove c'era l'evoluzione di cosa cambiasse attraverso il numero delle esposizioni, ma qui vediamo a parità di singolo scatto quello che succede utilizzando una vecchia Canon, una nuova Canon, uno strumento che magari costa anche 5-6 volte rispetto a Newton da 12 pollici, però un piccolo strumento da 13 cm aperto F6 e un grande specchio da 12 pollici, per chi fotografa grande, poi magari per Andrea sotto arriverà sotto i baffi, 12 pollici lo usa come cercatore. E c'è un rapporto naturalmente di ben 1:8. M81 e M82 riprese con il 130 mm e la 350D, ora vedrete M81 e M82 riprese con la 5D e il 12 pollici Newton. È chiaro che, insomma, adesso vista il proiettore, le aree principalmente troverete sature, ma vedete come già compare la Flux Nebula, come si accende letteralmente l'immagine. Stessa integrazione globale. Altro esempio, nebulosa che in tanti conosciamo, la Iris Nebula, con tutta la zona dei polveri circostanti, molto, molto bella e chiaramente difficile da fotografare perché richiede comunque un cielo bello, strumenti veloci e tanta integrazione. Stesso raffronto, APO 130 mm, Newton 12 pollici. Cioè, sembra proprio che l'immagine si accenda. Concluderei con dei piccoli suggerimenti che a me sono sempre utili, accessori indispensabili nell'abbigliamento consigliato. Ognuno è libero di fare come vuole, ma prendetevi appunto come tutti i punti. Andate vestiti sempre pesanti, possibilmente con roba bella accostata di pile che tenga caldo, perché ho visto, sì, oggi va di moda, per me va di moda il pile, ho visto amici venire in montagna a 1500 metri d'estate convinti che facesse caldo con l'infradito. Sì, sì, pure io. Bellissimo. E è stata una cosa meravigliosa, veramente. E dopo un po', praticamente, mi trovavano con la... Quindi abbigliamento sempre pesante per uscire in montagna, anche in estate quando le temperature apparentemente sono minime. Ricordo qualche anno fa con Leonardo, era fine agosto, stavamo al mare e faceva relativamente caldo, che facciamo, che non facciamo? Andiamo sul portacanapiene? Andiamo. Agosto, 0 gradi di notte. Un'escursione termica che passando magari dai 30 gradi del mare è ancora più sentita, perché il corpo non era abituato, poi dopo un lungo periodo di vacanza come le lucertole al sole, passare di notte repentinamente a 0 gradi è stato abbastanza traumatico. Utilizzare sempre una torcia rossa serve a non influire con chiaramente con gli amici visualisti, ma anche ci aiuta chiaramente a vedere dove stiamo mettendo i piedi, a toccare dei cavi, a fare delle modifiche, possibilmente la torcetta con lo switch LED bianco, perché aiuta anche nelle fasi di montaggio e smontaggio. Utilizzare un ottimo planetario, io uso Perseus, ma ce ne sono tantissimi, moltissimi altri estremamente validi. Fasce anticondensa per le ottiche, importanti perché purtroppo umidità ce n'è quasi sempre. Allora, onde evitare di andare in giro sempre col phon, che poi io ci ho messo sotto ugualmente, io me lo porto sempre dietro il phon, però perché su col computer, mi ci scaldo le mani, insomma, a me fa mi ricordo, a Forca Canapini avevi un SC... 14 pollici. Sì, e avevi preso il gruppo di continuità per il phon per spannare la lastra. Sì, sì, ti ricordi. Quello era uno strumento che avevamo in società con altri, con Leonardo, con Paolo, con altri amici e...
stava lì fisso, veniva tirato fuori di tanto in tanto per fare più che altro osservazioni visuali. Sì, stavamo sul piazzale, era un'occasione di sembra del Stampatti. Sì, sì, proprio nebbia. 2-3 anni fa. Esatto. Fascia antipondenza, tavolino e sedia, tornano sempre utili e comodi per appoggiare naturalmente. Facciate come Edoardo che si ficca dentro la macchina e sta scromobile. Un blocco notes per prendere appunti sulla sessione fotografica, bevande calde, snack al seguito. Io metterei anche grappa, io me la faccio perché comunque è un piacere quando fa freddo in montagna, però insomma bevande calde insomma sono sempre preferibili, aiutano a scaldarsi e tengono viva l'attenzione. Phon, perché mi ci scaldo le mani, scaldo gli apparecchi, il computer che spesso gronda letteralmente l'acqua quando abbiamo umidità vicino al 100%. Lettore MP3 o altri svaghi per una sessione in solitaria. Non so quanti di voi siano andati mai a fare fotografie da soli, io spesso ci vado. Campo Felice, Terminillo, quando vengo qui a Porca Canapina naturalmente mi organizzo sempre con qualcun altro, ma magari quelle uscite infrasettimanali, mordi e fuggi dove il cielo è talmente irresistibile proprio da non poterne farne a meno, io sento proprio la punzione, no? Devo prendere, caricare tutto in macchina e partire. Quindi qualche svago per far passare la notte ci vuole pure. E poi naturalmente osservare visualmente se disponibili i telescopi. Questo è evidente, io nasco come visualista, un po' penso come tutti voi. Ho avuto tantissimi strumenti, però mettere l'occhio sempre all'oculare per me è una grandissima emozione. Riassumendo, quello che secondo me sono le cose più importanti e appunto le regole d'oro, cielo scuro di qualità, ottiche molto veloci, lunga esposizione, alti ISO, fare un'attenta programmazione, cano modificata, meglio se raffreddata, accurata calibrazione delle immagini in fase di processing, un'autoguida efficiente e tanta pazienza. Bella. Tre cime di Lavaredo, bella, bellissimo. Sotto alla Gazzuoia le tre cime di Lavaredo l'inverno scorso. Quella è su. Sì, dove tutti vantano un cielo eccezionale, forse non l'ho trovato io, ma stavo a 21.3, 21.4. Che hai fatto il time lapse? Sì. Temperatura? Bella il tema. Meno 20. Infatti il computer non si ricaricavano nemmeno. Ah, no, poi, sì. Fondatura è troppo bella. 40